Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi faccio vedere l'H6 di AGM Mobile, uno smartphone di tipo rugged che ha attirato la mia attenzione. Considerate che le mail da parte di gente che mi vuole regalare prodotti in cambio di video mi arrivano a botte di 2 o 3 a settimana e come potete immaginare, visto che raramente vedete recensioni di prodotti su questo canale, rifiuto tipo il 90% delle offerte. Negli ultimi 2 anni diverse aziende produttrici di questo tipo di telefoni mi hanno contattato per chiedermi se volevo provare i loro prodotti, ma ho sempre detto di no perché non me ne piaceva nessuno. Gli smartphone cosiddetti rugged, che significa robusti, sono dei telefoni con un'elevata resistenza agli urti, all'acqua e alla polvere. Pensati per un utilizzo outdoor o per quelle situazioni in cui un telefono normale rischierebbe di rompersi o di rovinarsi. Hanno delle scocche rinforzate e delle batterie molto capienti, quindi in genere sono grossi e pesanti, non il massimo in termini di praticità e di trasportabilità. Questo H6 mi ha incuriosito perché, pur essendo uno smartphone di tipo rugged, ha un design, delle dimensioni, un peso paragonabili a quelle di un telefono convenzionale. Quindi una roba che entra in tasca senza troppi problemi e può essere utilizzata anche nella vita di tutti i giorni. Per cui ho accettato la proposta di AGM, che me l'ha inviato gratuitamente in cambio di un video di presentazione. Lo sto utilizzando da circa una settimana e tra poco vedremo di che cosa si tratta. Sarà un video breve, ragazzi, perché non ho intenzione di mettermi a fare un elenco di specifiche, quelle ve le potete tranquillamente andare a leggere per conto vostro sul sito. Vorrei semplicemente segnalarvi questa opzione qualora voi stiate cercando un telefono da battaglia e darvi le mie prime impressioni, cosa mi è piaciuto e cosa non mi è piaciuto. Perché può essere una buona idea per chi pratica attività all'aperto dotarsi di uno smartphone di questo tipo? Quando ci si trova in un luogo isolato è molto importante avere con sé un telefono che ci permetta di comunicare col mondo civilizzato, di dare nostre notizie alle persone che ci aspettano a casa e di chiamare i soccorsi in caso di emergenza. Il telefono ci permette di verificare la nostra posizione ed eventualmente di orientarci utilizzando le app per la navigazione terrestre. Ovviamente se non c'è segnale sarà impossibile comunicare, così come consultare delle mappe online. Per questo chi abitualmente si avventura in zone veramente remote porta sempre con sé anche un dispositivo che sfrutti la tecnologia satellitare. In ogni caso il telefono rappresenta una dotazione di sicurezza essenziale per l'escursionista medio. E uno smartphone rugged è sicuramente più affidabile rispetto a uno normale perché resiste agli urti, può essere usato sotto la pioggia, se cade nel fiume lo raccolgo e funziona ancora, ed avendo una batteria molto capiente in genere dura di più. Cosa mi piace di questo H6? Tanto per cominciare che non somiglia a un'astronave, come vi dicevo prima, le dimensioni, il peso e il design sono paragonabili a quelle di un telefono convenzionale. Pesa 240 grammi, praticamente come il mio Galaxy A52S, li metto vicini e vedete che anche come spessore più o meno siamo lì. Questa è un'ottima cosa perché se me ne vado a camminare o sono nel bosco a fare legna e voglio tenerlo in tasca, non ha delle dimensioni tali da darmi fastidio quando mi muovo. Altra cosa che mi piace molto è il criterio costruttivo. Anche se non è super corazzato, si vede che comunque è molto resistente. Lo schermo è leggermente più basso rispetto al bordo della scocca, in modo che se cade non batte il vetro, ma batte questa parte qui che sporge, perlomeno se cade su una superficie regolare. Resiste alle cadute fino a 1,8 metri di altezza, quindi siamo sopra allo standard di mercato che è di 1,5, almeno secondo quanto dichiarato dall'azienda. Tutte le porte sono sigillate per non far entrare l'acqua. Questo telefono può essere usato tranquillamente sotto la pioggia, può resistere per 30 minuti ad un'immersione completa fino ad 1,5 m. Ovviamente resiste anche alla polvere, alla sabbia, perché come vi dicevo poco fa è molto ben sigillato, non ci sono fessure tra lo schermo e la scocca, non ci sono aperture dove del particolato potrebbe infiltrarsi. Tra i punti di forza metterei anche la batteria da 4900 mAh che garantisce una buona durata pur mantenendo le dimensioni del telefono abbastanza compatte. Io di solito non uso il telefono quando sono all'aperto, se mi trovo nel bosco o in montagna non mi metto a guardare i video su YouTube o le foto su Instagram o a mandare messaggi con WhatsApp, tranne qualcuno la sera per far sapere a casa che sto bene. Tengo il telefono in tasca, acceso e pronto all'uso, e magari disattivo
alcune funzioni che in quel momento non mi servono e che consumano solamente la batteria. Se lasciato in stand by, questo telefono dura 48 ore abbondanti, mentre dopo 2 ore di utilizzo intensivo, andando da un posto all'altro con il navigatore, lasciando lo schermo sempre acceso, ho consumato circa un 25% di batteria. È un telefono che, se usato con parsimonia in escursione, ci fate 2 giorni pieni, mentre nel quotidiano, con un utilizzo normale, dura tutta la giornata fino a sera. La geolocalizzazione funziona bene, è abbastanza precisa. Ricordatevi comunque di scaricare la porzione di mappa che vi interessa prima dell'escursione, così potete navigare anche se non c'è segnale. Mi piace che abbia il sistema operativo Android con solo le applicazioni essenziali. Di solito questi telefoni arrivano con già installata dentro una marea di monnezza, questo no, e personalmente è una cosa che ho apprezzato molto. Mi piace che abbia tutta una serie di cosette che lo rendono più umano, più simile a un telefono come tutti gli altri ed adatto alla vita di tutti i giorni, tipo il sensore per le impronte digitali, tipo l'NFC per fare i pagamenti contactless con Google Pay. Per quanto riguarda l'hardware, ragazzi, non mi metto a fare grossi discorsi, sia perché le mie conoscenze in merito sono abbastanza basiche, sia perché penso che chi acquista questo tipo di telefoni non ha grosse pretese sulle prestazioni. È un hardware, secondo me, più che sufficiente per l'utente medio. È l'hardware di uno smartphone rugged da 250 euro, né più né meno. Cosa mi ha lasciato un po' di amaro in bocca? È lo schermo, che è un HD abbastanza basso. C'è da dire però che, messo vicino al mio A52S, che invece è un full HD, la differenza praticamente non si nota, se non nei colori. Ma si sa che i colori di Samsung sono abbastanza sparati. Altro dispiacere su questo telefono è la scarsa qualità della fotocamera, ma vabbè, io da videomaker forse ho delle aspettative un po' alte e magari per l'utente medio va bene. Si possono girare video al massimo in full HD e questo, per quanto mi riguarda, significa che non utilizzerò mai questo telefono per girare video, e vi spiego il perché. Mettiamo che sto camminando e si mette a piovere. La mia fotocamera non è impermeabile, quindi devo spegnerla e chiuderla in un sacchetto perché altrimenti si rompe. Questo qua invece sì, quindi potrei utilizzarlo per girare qualche clip mentre piove al posto della GoPro. Il problema è che io giro in 4K e il Full HD è un quarto del 4K, quindi dovrei allargare l'immagine per adattarla al resto delle riprese e viene fuori una schifezza. Se mettevano almeno un 2K sarebbe stato meglio. Indovinato un po', l'ho detto, e si è messo a piovere, evviva! Ragazzi, per concludere direi che l'H6 ha tutte le carte in regola per diventare un telefono unico, diciamo, da utilizzare sia nella vita di tutti i giorni che in un contesto outdoor, a patto che non si abbiano grosse pretese sulle prestazioni. Ho accettato l'offerta di AGM perché mi serviva un telefono in più da utilizzare per lavoro e perché penso che sia un'opzione valida se state cercando un telefono di questo tipo, e quindi ci ho tenuto a farvelo vedere. Fatemi sapere se il video vi è stato utile, grazie per la visione e ci vediamo presto.